Magnano, un piccolo paese della provincia di Lecce, dove un cittadino guagnanese ha allestito un piccolo presepe. Tra qualche minuto assisteremo alla inaugurazione e alla presenza di autorità civili e religiose e poi il presepe sarà visitabile dalla cittadinanza. Ci dirigiamo verso il presepe, siamo all'ingresso, dove ad accoglierci c'è Rosario Fema, l'autore di questa piccola chicca guagnanese. Ciao, buonasera. Con noi Rosario Fema, che ci racconta un po' di questo presepe, da dove nasce l'idea, da quanto tempo lo realizza. No, è veramente da parecchio tempo che li faccio, sono quasi 3-4 anni. Purtroppo mi dedico a fare questo presepe perché mi piace. E dalla piccola infanzia veramente ho fatto sempre presepi. Purtroppo al ritorno dalla Germania mi sono dedicato di nuovo a fare questo presepe. Quindi questo è tutto. Quindi da un po' di anni che lo realizza sempre qui, nella sua abitazione. Sempre qui. Ci racconta un po' come è realizzato, che cosa ha utilizzato, quali materiali. Materiali sono. Ci incamminiamo così lo guardiamo. Dei tubi di carta foderati con la carta di montagna. Sì, la carta roccia. Carta roccia, sì. Quindi questo è tutto. Poi lampadine eccetera. Quindi un piccolo tradizionale presepe, insomma, che lei allestisce ogni anno per allietare un po' questa comunità. È naturale, facciamo in modo per tenere, un po' di movimento al paese, insomma. Le va di fare gli auguri al paese di Guagnano? Sì, e tanti auguri a tutta la comunità di Guagnano, al sindaco, al parroco, eccetera. D'accordo. E a Salvatore Cremi. E all'assessore, diceva la signora. L'assessore Cremis. L'assessore Salvatore Cremis, l'assessore di Guagnano, sempre molto impegnato per promuovere le iniziative, insomma, che ci sono qui nel vostro paese, nel vostro comune. Che cosa ci racconta di tutto quello che si sta realizzando in questo periodo? Noi in questo caso non possiamo che ringraziare il signor Rosario Fema, che con tanta passione, con tanto amore, con tanta laboriosità, insomma, ha pensato anche quest'anno di realizzare questo presepe artistico molto bello e molto apprezzato dalla nostra comunità. Quindi tutti i meriti per questa sera, per tutto questo lavoro, vanno a lui, insomma, che è veramente quest'anno un maggior ringraziamento perché è anche caduto e quindi ovviamente ha effettuato tutti i lavori veramente insieme a mio nipote. Ecco, insieme al nipote. Sì. Un altro giovane collaboratore, insomma, di questo presepe. Quindi davvero un grazie veramente sincero perché la sua passione, il suo amore quest'anno è stato davvero grande. Insomma, ecco, grazie veramente di cuore. Ok, vi ringrazio tanto. Quindi adesso andiamo a visitare il presepe. Sì. Ci spiegherà un po' in dettaglio, insomma, il presepe che ha realizzato. Vedo che è stato allestito all'interno di un caminetto. Sì, all'interno di un caminetto e sotto dove c'era la legna abbiamo messo il pascolo del gregge, sì. Vediamo. Poi che c'è il forno a fianco, quindi l'ho realizzato qui perché mi ispirava più qua che in altri posti. Vedo che ci sono anche delle targhe accanto al presepe, rappresentano dei premi, l'altro anno sono stato premiato dal sindaco di Guagnano, l'altre volte dal prologo di Guagnano. Perfetto, quindi sono delle riconoscenze comunque che avete ricevuto sempre per questo presepe. Del presepe.
Ciao piccola, come ti chiami? Sofia. Ti piace questo presepe? Sì, ma in particolare la grotticina che sta lì. E perché in particolare proprio quella grotticina? Perché è molto colorata e molto carina. Perfetto. Senti, e della grotta cosa mi dici? Che sta là? Che manca Gesù Bambino, però è normalissimo. E perché è normalissimo? Perché il giorno di Natale si dovrà mettere. Perfetto. Senti, io adesso ti dico ciao. Tu vuoi dire qualcosa? Sì. Buon Natale a tutti e ciao. Buone feste. Buone feste. Andrea Leuci, assessore di Guagnano, al quale vorrei insomma chiedere due parole su questa manifestazione, su questo presepe. Allora, come ogni anno il signor Rosario Fema è molto attivo proprio su questa iniziativa e cerca sempre di migliorare il suo presepe ed è ogni anno si dimostra sempre più vincente la sua idea. Cogliamo l'occasione per ringraziarlo e magari ce ne fossero altre iniziative di questo genere. E con l'occasione vorrei anche ringraziare la cantina Enorria perché in occasione dell'evento di inaugurazione del presepe ha offerto gratuitamente il proprio vino. Io la ringrazio e auguro grazie buona visita al presepe. Buonasera. Civili, le autorità religiose invitate all'inaugurazione del presepe. Ci avviamo verso il sindaco. Sindaco Leone, possiamo chiederle due parole sul presepe, su questa iniziativa che sappiamo lei anche premiato gli anni scorsi. Sì, è una bella iniziativa, come tutte queste iniziative spontanee che diciamo così, si richiamano alle nostre tradizioni, sono belle e coinvolgono la cittadinanza. Mantengono viva un po' insomma, le nostre tradizioni. Poi qui abbiamo nei nostri paesi vicini, certo Matera è più famoso, ma qui abbiamo tanti bei esempi di presepi viventi, e anche a Guagnano spero che quest'anno sia diciamo così, bello e che sia visitato il presepe che sta facendo per chiedere al sindaco quando è l'inaugurazione del presepe della parrocchia, così insomma la cittadinanza e anche altri potranno partecipare. Sì, sarà il 25 nella Casa della Contà. Quest'anno, diciamo così, ma anche con le luminarie ci siamo diciamo, mantenuti a bassi costi per rispettare il momento particolare, però anche diciamo così, con non grandi spese sarà Guagnano un Natale a cui i cittadini potranno partecipare con tante iniziative. Io segnalo il 26 nel Museo del Negromaro, ci sarà l'inaugurazione, ci sarà diciamo così, verrà mostrato il sito del premio del Negromaro.com, verranno distribuite delle brochure su Guagnano molto belle e poi ci sarà un gruppo di cantastorie, di cantaconti che racconteranno la storia, la vita di Papa Galeazzo. Sarà divertente e simpatico. Perfetto, grazie e buonasera. Vogliamo fare un momento di preghiera insieme prima di benedire
ricorda che come ogni anno si rinnova questa esperienza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Con tuo spirito. Il Natale è sempre un evento che ci prende, non soltanto per l'atmosfera che noi possiamo creare, è anche bello farle queste cose, ma soprattutto perché il Signore ci interpella, ci chiama per nome, ci dice qual è il senso della nostra vita, ma non soltanto ci dice questa cosa che è molto importante, ci dice anche che abbiamo bisogno di creare questo nostro modo di rapportarci con Lui e quindi ci invita ad essere un po' responsabili di quello che noi viviamo ogni giorno. Il Natale è sempre una grande gioia, la festa che ci raccoglie insieme, perché il Signore a metterci insieme a raccoglierci, perché è presente sempre nella nostra vita. Vogliamo pregare come il Signore ci ha insegnato, che è la preghiera di noi cristiani, nel rivolgimento al Padre chiediamo l'aiuto per la nostra vita, ma anche per le relazioni umane che possiamo tessere insieme, guardando anche con occhi di luce alla speranza di un mondo che sempre di più, incoraggiandolo anche con la nostra preghiera, possa migliorare e dare il meglio di se stesso. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, come noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non ci tentazioni, ma liberaci dal male. Se ci accostiamo al presepe per benedire il bambinello. E auguri a tutti. E noi siamo noi a ringraziare te che ogni anno ci ospiti con questa bella iniziativa, con questo presepe accogliente, è molto bello. Siamo noi a ringraziare te. Noi ci teniamo alle nostre tradizioni e quindi siamo fieri e orgogliosi di partecipare a questa iniziativa. A posto. Salvatore Innocente che ha appena benedetto questo presepe realizzato da un vostro concittadino. In realtà ci sarà nei prossimi giorni anche una iniziativa nella parrocchia, un presepe vivente. Ma tutto è nato dal teatro parrocchiale che facendo questa iniziativa mette, diciamo, in essere la bontà anche della stessa, perché è un momento anche di comunità che si trova insieme per vivere maggiormente l'intensità del Natale. Il Natale per noi è molto importante perché racchiude la ricchezza molto forte della presenza di Dio, ma anche il nostro modo anche di rapportarci con Lui, quindi è un'esperienza significativa e anche molto alta. Il fatto poi di farlo anche nei nostri locali della Casa della Bontà è un fatto anche che ci fa piacere, perché è un momento più aggregativo di comunità, quindi è un momento che va vissuto insieme ed è un momento anche di condivisione, perché non è soltanto dire c'è un presepe vivente, no? Ma quanto lo stare insieme per poter guardare la nostra vita e i valori che la sostengono, quindi le relazioni con gli altri, oltre che con noi stessi e con Dio. Perfetto, un augurio per concludere ai suoi parrocchiani. L'augurio è quello di sentire profondamente il mistero di Dio, ma anche di poterlo vivere ogni giorno nella quotidianità, cioè in modo molto normale, senza, perché Dio si manifesta non con i grandi spazi di temperatura, ma si presenta sempre in maniera molto semplice, molto dolce. Così deve essere ancora la nostra vita cristiana, il Natale possa essere per tutti, come anche l'anno che viene, l'anno nuovo, un modo anche per essere in questo mondo, potersi verso un futuro migliore, non soltanto per noi, ma per il mondo. Grazie, grazie per questo video. A te. Grazie. Ciao.